Satana è a Medjugorje. Ecco la prova che la vuole distruggere. Iscriviti al canale per non perderti altri video. Il messaggio della Vergine Maria è chiaro e potente. Ella, con dolcezza materna ma con fermezza celeste, ha ripetutamente chiamato i suoi figli alla preghiera, al digiuno, all'Eucaristia, alla confessione e alle opere di misericordia. Sono queste le armi spirituali che ha offerto per combattere l'influenza di Satana, armi che risuonano come eco delle parole del Cristo. Tuttavia, molti hanno ignorato questi appelli, proseguendo nella loro esistenza terrena senza comprendere la gravità della battaglia spirituale in atto. Ogni apparizione della Vergine a Medjugorje è un faro di speranza e una chiamata urgente al rinnovamento spirituale. Nei suoi messaggi, Maria ha sottolineato l'importanza di una fede incrollabile e di un abbandono totale a Dio, specialmente nei momenti di prova. Ha chiesto ai suoi seguaci di rafforzare il loro legame con il Divino, di cercare rifugio nell'amore e nella misericordia di Dio, poiché solo attraverso una connessione profonda con il Creatore si può resistere alle tentazioni e alle insidie del maligno. Satana, consapevole del potere di queste pratiche spirituali, tenta con ogni mezzo di distogliere le anime dalla verità, seminando confusione e disperazione. Egli sfrutta le debolezze umane, i desideri terreni e le paure per allontanare gli uomini dalla strada della salvezza. La Vergine Maria, però, non si stanca mai di avvertire i suoi figli del pericolo. Ogni messaggio è un grido d'amore e di speranza, una mano tesa per guidare l'umanità verso la luce. Le profezie date dalla Vergine Maria sono intrise di una saggezza profonda e di una conoscenza celeste. Nei suoi messaggi, ha parlato dei tempi difficili che ci attendono, attribuendoli alle conseguenze del peccato e all'allontanamento da Dio. Ha invitato tutti a una conversione globale, un ritorno al cuore della fede, per ottenere il trionfo del suo cuore immacolato. Ogni segno dei tempi è un richiamo alla serietà della situazione attuale, un invito a riconoscere la realtà spirituale dietro gli eventi mondiali. La Vergine ha anche sottolineato la necessità di un impegno personale e comunitario nella lotta contro il male. Ha chiamato i suoi figli a diventare apostoli del suo amore, a diffondere il messaggio di pace e di misericordia in ogni angolo del mondo. Ha chiesto di non avere paura, ma di confidare sempre nella provvidenza divina, perché alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Molti dei messaggi della Vergine a Medjugorje sono stati accompagnati da segni visibili e tangibili, manifestazioni straordinarie che hanno rafforzato la fede di molti e li hanno spronati a seguire i suoi insegnamenti. Questi segni sono un promemoria della presenza costante di Maria nel mondo, una prova della sua intercessione e del suo amore per l'umanità. Tuttavia, nonostante queste manifestazioni, molti hanno scelto di ignorare o minimizzare i messaggi della Vergine. La mondanità, l'indifferenza spirituale e l'arroganza del sapere umano hanno oscurato la verità per molti, lasciandoli vulnerabili agli attacchi di Satana. La Vergine Maria, con infinito amore e pazienza, continua a chiamare ogni anima alla conversione, sperando che alla fine tutti possano trovare la via del ritorno a Dio. La battaglia spirituale descritta nei messaggi di Medjugorje è una battaglia che coinvolge ogni essere umano. È una lotta per la salvezza delle anime, una guerra tra il bene e il male che si combatte nei cuori degli uomini. La Vergine Maria, come madre amorevole, è sempre pronta a guidare, a proteggere e a intercedere per i suoi figli. Ma è necessario che ognuno risponda alla sua chiamata, abbracciando la fede e impegnandosi attivamente nella lotta contro il male. Il messaggio della Vergine Maria non è solo un avvertimento, ma anche un invito alla speranza. Ella promette che, nonostante le difficoltà e le prove, la luce di Dio alla fine prevarrà. Ha assicurato che il suo cuore immacolato trionferà, e che coloro che rimarranno fedeli saranno ricompensati con la pace e la gioia eterna. In questo tempo di prova, la Vergine Maria invita tutti a riflettere sulla propria vita, a riconoscere i propri peccati e a cercare la riconciliazione con Dio. Ha esortato alla preghiera quotidiana, specialmente del rosario, come mezzo per ottenere grazie e protezione. Ha chiesto di partecipare regolarmente all'Eucaristia, di confessarsi frequentemente e di praticare il digiuno come atto di penitenza e purificazione. Le opere di misericordia, secondo la Vergine, sono un altro pilastro fondamentale per resistere all'influenza di Satana. Ella ha incoraggiato i suoi figli a mostrare amore e compassione verso il prossimo, a soccorrere i bisognosi e a vivere una vita di servizio e sacrificio. Questi atti non solo rafforzano la fede personale, ma contribuiscono anche a costruire un mondo più giusto e amorevole, contrastando direttamente le forze del male. La Vergine Maria ha parlato della necessità di una comunità di credenti forte e unita. Ha sottolineato l'importanza della famiglia come nucleo fondamentale della società e della Chiesa, invitando le famiglie a pregare insieme e a educare i figli nella fede. Ha chiesto ai sacerdoti di essere pastori zelanti e guida spirituale per il loro gregge, e ai laici di supportare con fervore le iniziative della Chiesa. In conclusione, il messaggio della Vergine Maria a Medjugorje è un richiamo urgente alla conversione e alla resistenza contro Satana. È un invito a rafforzare la fede attraverso la preghiera, il digiuno, l'Eucaristia, la confessione e le opere di misericordia.
È una promessa di speranza e di trionfo finale del bene, se l'umanità risponderà con cuore sincero e fedele. La battaglia è ardua, ma con la guida materna della Vergine Maria, ogni anima può trovare la via della salvezza e contribuire al trionfo del cuore immacolato. La battaglia spirituale delineata nei messaggi della Vergine Maria a Medjugorje si rivela in ogni aspetto della vita quotidiana. Satana, con astuzia e inganno, cerca di insinuarsi nei pensieri e nelle azioni degli uomini, distorcendo la verità e seminando divisioni. Tuttavia, Maria, la madre della Chiesa, non abbandona i suoi figli. Con amore instancabile, continua a richiamarli alla conversione e alla fede, offrendo una via di speranza e redenzione. Nelle sue apparizioni, la Vergine ha spesso sottolineato l'importanza della purezza del cuore e della mente. Ha esortato i suoi figli a rimanere vigilanti, a custodire i loro pensieri e le loro azioni, e a resistere alle tentazioni che il mondo offre in abbondanza. La purezza, ha detto, è una forma di protezione contro gli attacchi del maligno, una barriera che Satana non può facilmente attraversare. Uno degli aspetti centrali dei messaggi di Medjugorje è l'importanza della preghiera continua. Maria ha ripetutamente invitato alla recita quotidiana del Rosario, una preghiera potente che, secondo la tradizione cattolica, ha il potere di allontanare il male e attirare le grazie divine. Ha incoraggiato anche la preghiera del cuore, un dialogo intimo e personale con Dio, che rafforza il legame spirituale e offre conforto nei momenti di difficoltà. Il digiuno è un'altra pratica spirituale che la Vergine ha raccomandato con insistenza. Non solo come atto di penitenza, ma come mezzo per liberarsi dagli attaccamenti terreni e avvicinarsi a Dio. Il digiuno, ha spiegato Maria, purifica l'anima e il corpo, rafforza la volontà e rende più sensibili alla voce dello Spirito Santo. È un atto di rinuncia che porta a una maggiore libertà interiore e a una più profonda comunione con Dio. L'Eucaristia occupa un posto centrale nella vita spirituale, secondo i messaggi della Vergine. La messa e la comunione frequente sono essenziali per nutrire l'anima e ricevere la forza necessaria per resistere al male. La Vergine ha descritto l'Eucaristia come la fonte di ogni grazia, un dono prezioso che Gesù ha lasciato alla sua Chiesa per sostenere i fedeli nel cammino della vita. Ha invitato a partecipare alla messa con cuore aperto e devoto, riconoscendo la presenza reale di Cristo nel sacramento. La confessione regolare è un altro pilastro della vita spirituale che Maria ha enfatizzato. Ha spiegato che il sacramento della riconciliazione è un momento di grande misericordia, in cui si può sperimentare il perdono di Dio e la guarigione dell'anima. La Vergine ha incoraggiato i suoi figli a confessarsi frequentemente, a non avere paura di riconoscere i propri peccati e a cercare la grazia del perdono. La confessione, ha detto, è una porta aperta verso la misericordia divina, un'opportunità per rinnovare il proprio spirito e riprendere con forza il cammino della fede. Le opere di misericordia sono al centro dell'insegnamento della Vergine a Medjugorje. Maria ha chiesto ai suoi figli di vivere una vita di servizio e amore verso il prossimo, di vedere Cristo in ogni persona e di rispondere ai bisogni degli altri con generosità e compassione. Le opere di misericordia, ha spiegato, non solo aiutano chi è nel bisogno, ma trasformano anche il cuore di chi le compie, avvicinandolo sempre più al cuore di Dio. In questo contesto di lotta spirituale, la Vergine Maria ha anche parlato dei segni dei tempi. Ha invitato a osservare attentamente gli avvenimenti mondiali e a riconoscere i segni della presenza di Dio e dell'azione del maligno. Ha avvertito che i tempi attuali sono segnati da grandi prove e tribolazioni, ma ha anche assicurato che il trionfo del bene è certo per coloro che rimangono fedeli. Ha esortato a non cedere alla paura, ma a mantenere viva la speranza e la fiducia nella provvidenza divina. Un aspetto importante dei messaggi della Vergine riguarda la necessità di un abbandono totale a Dio. Maria ha invitato i suoi figli a fidarsi completamente del piano divino, anche quando le circostanze sembrano avverse. Ha spiegato che l'abbandono a Dio non è un atto di passività, ma un atto di profonda fede e amore. Significa riconoscere che Dio è al controllo di ogni situazione e che la sua volontà è sempre per il bene delle sue creature.